Buongiorno, buongiorno a tutti da Bob Gas TV. Oggi siamo a Sticciano Scalo, Sticciano, e per un evento molto particolare. Presidente, la Proloco di Sticciano oggi organizza? È il nostro trentennale. 30 anni fa un gruppo di persone ha deciso di fondare una Proloco che appunto si interessasse sia, diciamo, di eventi ricreativi, sociali, che fosse in qualche modo una forma di aggregazione e che si interessasse del paese e della sua popolazione. E oggi festeggiamo il nome, presidente. Paolo Bischeri. E abbiamo anche Lorella Pizzinelli, sono il vicepresidente. Vicepresidente, una domanda. Sì. Una donna, un paese, una Proloco, un territorio. Che cosa rappresenta per te la Proloco di Sticciano e cosa rappresenta questo territorio? Allora, io sono nata e cresciuta qui a Sticciano, per cui è una cosa che da sempre ha stimolato quella che è la mia attività ricreativa. La Maremma è contraddistinta da un clima quasi sempre mite e quindi oggi, mi raccomando, occhi al cielo. Da Sticciano vi saluto, grazie e buona giornata. Grazie, grazie a voi. Grazie a te, buongiorno. Buongiorno, Vespa Club di Grosseto, siamo con il presidente Stefano Meneghini. Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi. A Sticciano, sì. Questa meravigliosa festa, la Vespa e il territorio, la Maremma. Che sì. Connubio rappresenta? Tanto ringrazio Sticciano dell'ospitalità che ci ha dato e di questa opportunità di accoglierci. E la Vespa e la Maremma secondo me sono tutt'uno, perché anche se la Vespa, è, come tutti sappiamo, nasce a Pontedera, dove insomma era, però insomma fa parte della Toscana, e secondo me in Maremma la Vespa ci sta benissimo nell'ambiente, nel contesto della Maremma, il mare. Ecco, è una cosa, diciamo, che è cresciuta da sola, è cresciuta con il tempo, pensiamo, è cresciuta con l'ambiente. È stato, diciamo, il primo mezzo di trasporto a motore, perché pensiamo è stato uno dei primi mezzi, questi sono nati. Dopo di questo è nato le moto, però la Vespa è stato uno dei primi mezzi, insomma. Presidente, vuole lasciare un messaggio alla Maremma, qualcosa che si sente di dire? La Maremma, io ci sono nato in Maremma, vivo nel parco tra l'altro della Maremma, quindi penso che è uno dei più bei posti che ci possono essere. Diciamo viva la Maremma, viva il Vespa Club Grosseto e grazie di nuovo a Sticciano che ci ha ospitato in questa favolosa giornata. Grazie a lei. Buona giornata anche a voi. Grazie. Ivan, stai facendo oggi un volo vincolato. Giusto? Che cos'è un volo vincolato? Un golfiere è legato a terra, ci alzeremo di una quindicina di metri al massimo e si sale e scende sul posto in modo da dare la possibilità a tutte le persone di fare dei piccoli voli. Come viene alimentato il pallone? La mongolfiera viene alimentata dal propano, che produce aria calda, e l'aria calda fa salire la mongolfiera. Perfetto. Ma e se scappa una ventata, come si fa a chiapparla? No, la mongolfiera non può volare quando ci sono venti forti, ha bisogno di pochissimo vento. In volo ci può essere anche 150 km orari di vento, non è nessun problema. L'importante è non ci sia vento a terra. Perché altrimenti è impossibile a terra. Esatto. Mi dicevi prima che si decolla da un punto ma si atterra in un altro. Quasi sempre, si parte da un punto, via radio gli diciamo al nostro equipaggio dove siamo diretti, e nella maggior parte delle volte arriva dove mi puoi spiegare come funziona questa... Ci alziamo in volo e dopo aver fatto le previsioni meteo guardiamo un po' da che parte tira il vento per scegliere, a volte cambiamo punti di decollo, non abbiamo sempre il solito punto di decollo, lo facciamo per facilitare le operazioni di atterraggio.